Siamo stati oggi quindi con Giusy, che è un'addestratrice cinofila di Milano. Ci siamo divertiti molto, è stato molto utile. Elisa, tu cosa ne pensi? Hai tanto da imparare. Se state guardando questo video è probabilmente perché, come noi, avete a cuore il benessere del vostro cane. Vorreste migliorare la vostra relazione e siete alla ricerca di consigli pratici su come educarlo al meglio. Beh, se è così, allora vi consiglio di guardare questo video fino alla fine, perché al suo interno troverete nozioni e tecniche che si sono rivelate super utili per dare un boost al processo educativo del nostro Cooper. Dopo 7 mesi di convivenza con il nostro cucciolo, complice anche l'inizio dell'adolescenza, che si sa è un periodo in cui i cani ascoltano meno e sono un po' più ribelli, abbiamo deciso di allocare parte del nostro budget familiare 2022 per intraprendere con Cooper un percorso di addestramento. Dopo aver valutato diversi professionisti su Milano, abbiamo contattato Giusy Lazzarin, che ci ha aperto le porte del suo campo, dandoci altresì la possibilità di condividere con tutti voi alcune clip del nostro incontro. In questo video proverò a raccontarvi quindi com'è andata questa esperienza, mettendo in risalto i messaggi chiave che abbiamo imparato, le tecniche che ci ha insegnato e gli esercizi che abbiamo fatto con l'obiettivo di portare avanti il nostro progetto divulgativo, che siamo super contenti stia incontrando un forte apprezzamento da parte della nostra crescente community. Recuperate quindi carta e penna per prendere qualche appunto, tenendo sempre a mente che ogni cane è un individuo a sé. Ciò significa che non c'è un'unica strada per aiutarli e questa andrebbe valutata attentamente con l'aiuto di un professionista. Prima di iniziare vi ricordo che per sostenere il nostro impegno e motivarci a produrre contenuti sempre più interessanti potete iscrivervi al nostro canale, lasciarci un like e soprattutto colleghiamoci su Instagram, raga, perché ogni giorno pubblichiamo storie di vita quotidiana sulla gestione e l'educazione del cucciolo. Iniziamo con una premessa. Durante questi mesi di presenza attiva sui vari social, abbiamo rilevato come gran parte delle persone che adottano un cucciolo tende a iniziare il processo educativo in autonomia, magari leggendo un libro sui cuccioli, affidandosi ai consigli degli allevatori, guardando qualche tutorial su YouTube, seguendo qualche educatore su Instagram o cercando soluzioni plug and play sui vari gruppi Facebook dedicati ai cani. Si tende a seguire quindi il cosiddetto approccio da autodidatta. Anche noi abbiamo seguito questo approccio, non tanto perché non avessimo voglia o le possibilità economiche per farci seguire in maniera continuativa da un educatore cinofilo, ma perché siamo appassionati di autoapprendimento, di video e di social media, per cui nel tentativo di integrare queste tre passioni abbiamo deciso di aprire un canale YouTube attraverso il quale condividiamo il nostro percorso evolutivo, che ha sempre previsto e sempre prevederà il contributo di professionisti ove necessario. In questo modo siamo riusciti a trasferire al nostro cucciolo gli elementi necessari per renderlo educato, felice ed equilibrato, anche se gli stessi non si sono poi rivelati sufficienti per avere il pieno controllo delle sue azioni, soprattutto in situazioni difficili. Ed è per questo motivo che ci siamo rivolti a Giusy. Quando si fa la prima sessione con un educatore cinofilo, la prima cosa importante è condividere i motivi per cui si vuole intraprendere un percorso con lui o con lei. Nel nostro caso i motivi sono: 1. Perfezionare alcuni elementi della nostra relazione con Cooper. 2. Migliorare la sua risposta comportamentale ai principali comandi, soprattutto in presenza di forti stimoli. 3. Per indirizzarlo al meglio verso un percorso lavorativo o sportivo che riesca a far emergere il suo potenziale. La seconda cosa importante è rispondere in modo sincero a tutte le domande che l'educatore cinofilo ci fa durante il primo colloquio, che gli consentono di comprendere dove sono i problemi e dove intervenire. Giusy ad esempio ci ha chiesto: come gestiamo il cane in casa? Dove dorme? Se e quando sale sul letto, sul divano? Se salta addosso alle persone? Se usiamo il guinzaglio o la pettorina? Che tipo di persone siamo quando interagiamo con lui? Calme, agitate, ansiose, aggressive? E soprattutto che difficoltà abbiamo nella gestione? Ora, molte di queste risposte le potete trovare all'interno del video sulla daily routine che vi linko qui sopra, altre invece su Instagram seguendoci nel nostro day by day. Comunque, le sue considerazioni sulla gestione sono state molto positive, ascoltiamole. Mi viene da dire che tendenzialmente la gestione a casa va bene. Mm-hmm. Per gestione a casa cosa intendo? La gestione di tempo, mm-hmm. Ok? Quindi comunque una routine giornaliera che abbia più o meno, non dico tutti i giorni perché poi ogni giorno cambia in base agli impegni, ma che ci sia una cadenza per ogni cosa, quindi il momento dell'uscita, il momento della pappa, il momento in cui invece si fa un'attività, il momento sì. In cui invece ci si riposa. Sì. L'importante è che non ci siano solo appunto i momenti in cui si fanno cose, ma anche i momenti in cui si sta tranquilli, perché il rischio, con lui non mi pare proprio, ma in generale il rischio è quello che si tende
a tenere il cane sempre impegnato stimolo. In qualcosa, sì. Ma non gli si spiega che a volte si può anche non fare niente. Cioè, quel, tra virgolette, la noia, che poi non è noia, è rilassati e riposati. Sì. E questo cosa succede? Ah, perché quando lo tengo impegnato, lui non mi fa, tra virgolette, disastri, non si mangia cose. Ma no, se non uno non gli spiega, caso. Esatto, se uno non gli spiega che si può anche stare lì senza fare niente, il cane cercherà sempre qualcosa da fare perché è esattamente quello che uno gli ha insegnato. Molto interessante il tema del riposo, raga, non sottovalutiamolo. La terza cosa importante è decidere insieme su cosa lavorare. Per farlo al meglio, Giuse ha voluto sapere da una parte come pensiamo che lui risponda alle nostre richieste, dall'altra cosa facciamo quando lui non le segue. In estrema sintesi le abbiamo detto che Cooper è super bravo in assenza di stimoli o in presenza di stimoli ridotti, ma quando questi aumentano il cane inizia ad essere non più così affidabile come vorremmo. Soprattutto non riusciamo a correggerlo nel 100% delle circostanze. La risposta è stata molto interessante e costruttiva. Ascoltiamola. Si vede che su alcune cose la spiegazione è stata molto più chiara per lui rispetto che ad altre. Mi spiego. Mi avete detto che conosce il richiamo e che conosce il no. E già queste due cose sono fondamentali. Sì. Vanno unite in una spiegazione che sia chiara. Okay. Che cosa significa? Che se io chiamo il cane, ovvio che non è che in un'uscita lo chiamerò 250 volte perché alla fine tornerei manco io, ma se io chiamo il cane e lui fa aspetta che annuso qui, io devo essere chiara, precisa e puntuale nel dirgli no, perché vieni significa tu che alzi il culetto e vieni da me subito, non che tu che annusi, ti fai un giro, ti fai i boccoli e poi torni. Okay. Quindi la vostra spiegazione deve essere: decido di chiamare il cane, lui fa ci penso, a quel ci penso io devo intervenire. Okay. Per spiegargli no, guarda che non è corretta questa cosa qui, ok? Quindi devo interrompere il comportamento scorretto e spiegargli invece qual è quello corretto. Okay. Una volta poi che arriva posso premiare, rinforzare con cibo, gioco, coccole. Se manca questa spiegazione, per il cane è chiaro, perché alla fine se lui si fa un giro e poi torna e comunque alla fine perché è tornato riceve un premio, okay, il cane tornerà, certo, ma nel frattempo comunque voi avete rinforzato una catena di comportamenti che non sono completamente corretti. Dal mio punto di vista il richiamo è una di quelle cose che può assolutamente salvare la vita di un cane, soprattutto se uno comunque lo vive libero, che sono d'accordo, ok? Ma prima di metterlo libero io devo essere assolutamente certo, nella condizione certo. di poter gestire una situazione pericolosa, perché in realtà va bene fare seduto, terra e quant'altro, gli esercizi, ma il vero fine di un addestramento è quello di riuscire a gestire al meglio una situazione difficile. Okay. Ok. Riflettiamo un attimo sull'ultima affermazione di Giusy. Il fine dell'addestramento è riuscire a gestire al meglio una situazione difficile. Non la trovate straordinariamente vera? Possiamo essere anche super bravi ad educare un cane da autodidatta, ma se vogliamo fare l'upgrade, se vogliamo alzare l'asticella, l'unico modo è affidarsi a un professionista. Un po' come noi umani abbiamo i personal trainer, i cani hanno i dog trainer. Basta trovare quello giusto. Tornando a noi, quello della chiarezza è uno dei principi più importanti che Giusy ci ha voluto trasferire. Essere chiari vuol dire spiegare al cane in maniera precisa e puntuale cosa ci aspettiamo da lui quando gli facciamo una determinata richiesta. La spiegazione è composta sia dal premio, ricompensa o gratificazione, sia dal blocco, correzione nel momento in cui il cane mette in atto un comportamento diverso da quello atteso. Ma come facciamo a capire se siamo stati chiari nell'insegnare un comportamento al nostro cane? Proviamo a capirlo su un caso pratico che abbiamo visto. Ad esempio, il richiamo. Per me il richiamo vuol dire che se il cane è lontano da me e io lo chiamo, lui deve lasciare qualsiasi cosa per venire da me. Se il cane non viene, o nel tragitto si ferma ad annusare, a fare la pipì, o magari cambia traiettoria, vuol dire che la nostra spiegazione non è stata chiara. E qui la domanda che sorge spontanea è: ma come faccio a fare una correzione a un comportamento se il mio cane è a 30 metri di distanza senza guinzaglio? Beh, l'unico modo che abbiamo è accorciare le distanze e lavorare con la cosiddetta longhina. Eccola qua la longhina, è un guinzaglio lungo un sogno. Può essere di lunghezza variabile a seconda degli esercizi che bisogna fare ed è molto utile anche in passeggiata per dare proprio massima libertà al proprio cane. Comunque vi lascio il link Amazon in descrizione qualora vogliate acquistarne una anche voi. Io inizierei sicuramente col gioco e col cibo come ricompensa, che va benissimo, va bene. Ok? Ma gli attacchiamo una longhina. Okay. In questo modo siamo in grado di poter bloccare l'azione scorretta, mm-hmm. ok? Nel momento in cui lui la mette in atto. Quindi vi faccio un esempio. Il cane va, tu decidi di chiamarlo, ok? Mm-hmm. Il cane può fare tre cose. La prima, la migliore, è tornare direttamente da te. La seconda è fermarsi perché ti ha sentito, mm-hmm. ok?
e valutare, decidere. Torno da lui o mi faccio gli affari miei, ok? E lì poi ovviamente sceglie. La terza è farsi direttamente, continuare a farsi gli affari suoi, ok? Nell'ultima opzione e nella seconda parte della seconda, no, io non voglio recuperarlo, io voglio, nel momento in cui lui prende la decisione di io vado di qua, io blocco la longhina, okay. Ok? Proprio faccio da palo, mi fermo. In questo modo il cane non ha tante opzioni, di qua a un muro perché io lo sto bloccando, ok? E ho interrotto quel suo pensiero e quell'azione, ok? E poi lo richiamo. Questo blocco praticamente corrisponde al no, ok? Okay. Quindi è no, vieni. Il cane si gira, torna, bravissimo, quando arriva cibo, gioco o coccole, okay? Questo deve essere messo in atto tutte le volte che chiamo il cane. Perché? Perché il cane deve capire che questa cosa è sempre in questo modo. Cosa significa? Che se io mi trovo in una situazione in cui ho il cane slegato, oppure so che in questa situazione il cane non tornerà mai perché ci sono altri cani, per X motivi, ok? Io non mi metterò a chiamare il cane. Okay. Cioè il vostro obiettivo all'inizio è cercare di creare, di trovarvi in quella situazione in cui lui riesce a eseguire quello che gli state chiedendo, mm-hmm. Ok? Anche un po' per noi, prima di parlare ad un pubblico di, non so, ad una platea di un teatro, magari facciamo il discorso davanti a quattro amici, ok? Non facciamo subito la platea di teatro. Devo ammettere che fare pratica per applicare questi concetti è stata la parte più interessante della sessione. Guinzaglio morbido, chiamo Cooper, vieni! Lui non viene e io no. Cooper, vieni. No, bravo, vieni. Bravissimo, bravissimo. Poi lui si è messo seduto da solo, va bene, ma non gli faccio vieni e poi seduto. E una volta che l'ho chiamato, io rimango ferma, ok? Quindi decido di chiamarlo, mi fermo. Accorcio o allungo la longhina, tendenzialmente l'accorcio, ok? Poi chiamo il cane, quando lui prende l'iniziativa e parte verso di me, io confermo quel comportamento, quindi bravissimo! Già da subito gli dico bravo, giusto? Sì. Cioè non quando arriva. No, oramai è arrivato, okay. Quando è arrivato oramai è lì, c'è il premio e c'è tutto, no? Invece la parte difficile è staccarsi da lì e venire da me. Certo. Quindi appena lui si stacca, bravo! Io, è la prima metà la parte difficile. Non potete immaginare quanti errori abbiamo fatto e quante correzioni Giusy ci ha fatto. Tuttavia il suo metodo si è rivelato a nostro parere molto efficace, quantomeno per comprendere come poter lavorare in autonomia una volta tornati a casa. Dopo una ventina di minuti sul richiamo abbiamo toccato qualche altro argomento, come ad esempio come insegnare al cane a non saltare addosso alle persone, a rispettare gli spazi altrui e soprattutto le cose altrui, e come fare in modo che il cane segua i comandi anche a distanza. A proposito di quest'ultimo tema, un altro principio importante che Giusy ci ha voluto trasferire è quello per cui i cani imparano per step incrementali, e quindi dobbiamo in qualche modo adattare il nostro metodo di insegnamento in funzione di questa loro caratteristica. L'obiettivo è passare al livello successivo solo dopo aver consolidato il livello precedente, e ce l'ha spiegato praticamente con il comando terra che Cooper non riusciva ad eseguire da lontano. Siamo partiti da questa situazione qua. Fammi vedere tu che cosa fai. Okay. Cosa fai per farlo andare giù. Ok, Cooper, up. Sit. Cooper. Latz. Latz. Cooper, latz. E siamo arrivati incredibilmente a quest'altra situazione in soli 5 minuti. Platz. Oh, bravissimo! È un miracolo? Dire di no. Parlerei più che altro di metodo efficace. Potevamo insegnargli il terra da lontano a Cooper in autonomia? Probabilmente sì, ma ovviamente con l'aiuto di una professionista come Giusy abbiamo ottimizzato i tempi e soprattutto abbiamo imparato un nuovo metodo che possiamo replicare in futuro con altri comandi. Bene ragazzi, siamo in fine. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi altri contenuti come questo e date anche un occhio al canale di Giusy che si chiama By My Side, che vi linko in descrizione. Io vi lascio le sue raccomandazioni finali e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! In generale, per qualsiasi cosa che fate col cane, siate chiari, coerenti e costanti, ok?
ok? Se una di queste tre cose manca, il cane non vi potrà mai prendere come punto di riferimento e quindi di conseguenza poi ci ascolterà e si potranno fare delle attività insieme, ok? Altrimenti è solo un ti obbligo a stare qui, tu stai qui, e il cane che dice sì, vabbè, dai, quando mi va bene, quando mi conviene, lo faccio, che ora io sto estremizzando, ok? Non è il vostro caso, perché comunque io ho visto una bella relazione e comunque di base una buona comunicazione, però ecco, alcune cose possono essere ancora più chiare. Cooper, vieni. Digli che è bravo. Bravo. Bravissimo, sì. E coccoli. Bravo. Perfetto. Bravo, badatone, sì.